eccoli i colori della festa. Ecco i loro volti. Catania Messina ha innanzitutto colore e suoni. 30.000 spettatori, incasso che supera i 400 milioni. Le cifre ci fanno dimenticare che sia in C2. Miracoli del Sud. Da Messina 700 tifosi. Città blindata, qualche scaramuccia, 4 feriti alla fine. Catania Messina è anche questa. Nell'aria il profumo della C1. La svolta al campionato è tutta dentro questi 90 minuti. Una grande cornice di pubblico. Speriamo di non deluderli e di divertire la gente. Festa grande al Cibeli. Passiatori e compagni pensano allo lungo. Squalificato Cuoghi, i giallorossi sono guidati dal vice Di Maria, che non nasconde l'emozione. Primo tempo equilibrato, anche se il nervosismo a segnare la gara, a tal punto che negli spogliatoi del Nevo e Monaco trovano il modo di farsi espellere. La partita è abbastanza tesa, direi che è più nervosa che sul gioco. Il secondo tempo ricopia i ritmi dei primi 45 minuti. Il 69esimo derby sotto l'Etna lancia i presagi di un pari e patta, anche se i numeri e la cabala arridono ai padroni di casa. E così al 91esimo Cicchetti beve Barbera e consegna a Manca la palla del primato e di un posto d'onore nell'albo d'oro della storia del Catania. Ho visto che Margherita ha tagliato sul primo palo, sono andato dietro, la palla è passata, fotogol. Un'emozione qui al Cibeli. È enorme per un pubblico meraviglioso. Una vittoria. Direi meritata, perché direi secondo tempo siamo esistiti solo noi. Il Messina non molla, campo stregato quello del Cibeli. Adesso la corsa è playoff, si fa veramente piccante. Peccato alla fine, era giusto un pareggio, credo. Una partita molto nervosa, sì, vabbè, la posta in palio era altissima. Adesso cosa succede nel campionato? Niente, noi continuiamo il nostro campionato perché ancora non è finito. Come per Catania, però anche per noi. Grazie. Un solo verdetto aritmeticamente emesso in C2 è quello relativo alla promozione del Pisa, che ha festeggiato ieri per la seconda volta. Viterbese e Catania ad un passo dal traguardo. Astrea condannata alla retrocessione nei dilettanti. Per playoff e playout, giochi aperti. Tra le squadre protagoniste degli spareggi promozione è quasi certo che ci sarà la Triestina. Noi ci siamo lunedì prossimo, la linea torna a Roma per la chiusura del pomeriggio sportivo con Ivana Vaccari e tornerà tra poco agli studi virtuali di Napoli per l'appuntamento col T3 Neapolis. Grazie per averci seguito, arrivederci.